Sono davvero tantissime le novità proposte da LinkedIn in quest'ultimo periodo. Passiamo dai video per il proprio profilo, alle chat vocali, all'introduzione di nuovi analytics, al break di carriera e tante tante altre. Bene, non perdiamo ulteriore tempo e andiamo a vederle una per uno sul mio computer. Io sono Heidi e su questo canale ogni settimana pubblico un video per mostrarti come il digitale possa semplificarti e aiutarti nella vita lavorativa e anche in quella personale. E tutto questo sempre strizzando un occhio al budget. Se questi sono argomenti che ti interessano, iscriviti subito al canale e ricordati anche di attivare la campanella qui sotto per non perdere nessuno dei prossimi video. E adesso andiamo sul computer a vedere cosa è successo su LinkedIn. Il break di carriera. Se all'interno del tuo percorso lavorativo hai avuto un periodo in cui non hai lavorato e questo può essere dovuto a diversi fattori, può essere dovuto ad esempio ad una maternità o a una paternità, alla malattia più o meno grave di qualcuno all'interno della tua cerchia di conoscenze familiari, oppure anche al tuo stato di salute, oppure ad esempio come nel mio caso la scelta di lasciare un lavoro a tempo indeterminato per prendere lo zaino e andare in viaggio in giro per il mondo. Insomma, non importa quale sia il motivo che ti ha portato a interrompere la tua carriera lavorativa, quello che è importante è che adesso lo puoi scrivere anche all'interno di LinkedIn. Questa, come altre funzionalità che andrò a mostrarti all'interno di questo video, è ancora in rollout. Questo significa che non è detto che sia già presente all'interno del tuo profilo personale. Non ti preoccupare, abbi un po' di pazienza e piano piano tutti i profili verranno aggiornati. Per poter aggiungere un break di carriera al tuo profilo, ti basterà andare verso il basso fino a trovare le esperienze lavorative. A questo punto, cliccando sul più, vai a scegliere Add Career Break. Ti si apre questa seconda schermata e completa tutte le parti del tuo profilo come più ti interessa. Quindi potrai scegliere la motivazione dell'interruzione di carriera tra quelle proposte da LinkedIn, ovviamente, Gap Year, for example. Se c'è un'indicazione di un posto o una zona geografica, se sei anche in questo momento ancora nella tua interruzione di carriera e poi anche il periodo di riferimento, da quando parte, solo la data di partenza se ancora ti trovi nell'interruzione di carriera, oppure andando a togliere la spunta dovrai indicare, perché è una richiesta obbligatoria, anche la data di fine di questa interruzione. Come al solito, il mio consiglio è quello di aggiungere anche una descrizione che va a spiegare la motivazione, se la ritieni necessaria e se sempre coerente all'interno del tuo profilo, oppure puoi evitare di completarla perché non è obbligatoria e poi puoi, volendo, aggiungere anche tutti i media di riferimento. Una volta completata questa finestra, ti basterà cliccare su Save per avere il break di carriera all'interno delle tue esperienze lavorative. Ring the bell, ovvero suona il campanello. Probabilmente LinkedIn ha copiato questa novità da altri social, ovvero la possibilità per il lettore che trova interessanti determinati contenuti di essere avvisato, quindi di ricevere una notifica particolare quando l'autore stesso pubblica un nuovo contenuto. Per poter accedere a questa funzionalità sarà sufficiente andare sul nome dell'autore stesso, cliccare sui tre puntini in alto sulla destra e attivare la campanella per ricevere direttamente tra le proprie notifiche l'avviso di questo nuovo post. Eventi audio. Anche in questo caso probabilmente LinkedIn ha voluto copiare delle funzionalità provenienti da un altro social, in questo caso da Clubhouse. Sono in funzionalità beta al momento, non sono altro che degli eventi veri e propri che si svolgono solo in modalità, come dice la parola stesso, solo audio. L'organizzatore non dovrà far altro che decidere di organizzare questo evento audio. L'evento può essere anche ripetuto e ricorso nel tempo. In questo caso ci sarà anche la possibilità
di inserire delle informazioni e delle grafiche che verranno appunto ripetute anche negli eventi successivi. Possono essere invitati, così come negli eventi normali, anche degli altri speaker. Gli eventi vengono anche registrati pare per motivi di sicurezza. Gli host e organizzatori possono essere uno o anche molteplici. Possono ricevere delle notifiche che ricordino l'evento stesso. Si ha la possibilità di condividere internet, delle slide, dei video o semplicemente il monitor. La registrazione dell'audio ha diverse funzionalità. Può essere registrata completamente oppure può essere registrata in maniera separata quella degli speaker, quella degli speaker con gli ospiti o anche solo gli ospiti. Si può accedere all'evento anche prima dell'evento stesso e si accederà a quella che potrebbe essere l'equivalente di una camera di attesa. E all'interno di queste camere sarà possibile mostrare un countdown che dirà quando l'evento partirà. Gli speaker vengono mostrati in ordine di entrata. Le persone che invece sono fuori dal palco, cioè gli host, le persone che ascoltano, hanno la possibilità di intervenire previa alzata di mano, che ovviamente in questo caso è solo grafica. L'ospite o le persone all'interno di quello che può essere definito un palco potranno decidere se e quando far parlare le persone che hanno alzato la mano. Oltre all'alzata di mano c'è la possibilità di inserire delle emoji per mostrare il proprio sostegno all'affermazione che è stata appena fatta oppure allo speaker, da provare per capire se farà la stessa pessima fine di Clubhouse. Come puoi utilizzare questi eventi audio all'interno della tua strategia su LinkedIn? Mentre per quanto riguarda un post col video, l'audio può essere un problema perché tante persone si collegano alla piattaforma a LinkedIn durante l'orario di lavoro, l'evento audio invece può essere una strategia interessante perché potrebbe essere seguito previo avviso anticipato, quindi della creazione dell'evento, anche con le cuffie o magari non sul posto di lavoro. Potresti ad esempio decidere di intervistare delle persone autorevoli all'interno del tuo settore e invogliare anche gli auditori a partecipare facendo domande o facendo i loro commenti. Ovviamente, come al solito, non basta un solo tentativo, ma è necessario provare più volte a più riprese per capire se questa tipologia di modalità può piacere alla tua audience. Non sono mai gli strumenti che fanno la differenza, ma è la strategia attraverso la quale vai ad utilizzarli. Se vuoi capirne di più e vuoi sapere come utilizzare tutte queste novità di LinkedIn, guarda LinkedX, il mio corso su LinkedIn che ti insegna a diventare un pro di LinkedIn per raggiungere le giuste persone e quindi per aumentare il tuo fatturato investendo un po' di tempo ogni giorno su questa piattaforma. Oltre agli eventi audio sono state inserite anche delle novità per quanto riguarda i video. C'era già in precedenza la possibilità di inserire un video presentazione sulla propria immagine di copertina. 30 secondi a tua disposizione per spiegare chi sei e cosa fai e magari inserire anche una CTA. Andiamo a vedere come poter inserire questo video e soprattutto come poterlo sfruttare al meglio. Ti mostro un esempio di come l'ho utilizzata io. Se ti stai chiedendo se LinkedIn fa anche al caso tuo per sviluppare il tuo business, prova a digitare il tuo nome e il tuo cognome su Google o un qualsiasi altro motore di ricerca e ti renderai conto come effettivamente proprio il tuo profilo LinkedIn compare tra i primi risultati mostrati nella serie. Per capire come utilizzare al meglio LinkedIn o trovare la tua strategia personalizzata, chiedimi come fare. L'ultima novità di LinkedIn è quella di poter rispondere a questo video attraverso un altro video. Purtroppo, essendo anche questa novità ancora in rollout, non tutti hanno a disposizione questa possibilità. LinkedIn dà la possibilità di dichiarare se stesso come un content creator. Cambiare e switchare il proprio profilo da un profilo normale a quello di un content creator dà accesso a delle funzionalità aggiuntive di LinkedIn. Per alcune persone può essere interessante, ma se sei all'inizio del tuo percorso su LinkedIn forse vale la pena aspettare. Infatti quello che viene messo in evidenza per quanto riguarda le figure dei content creator non è il tasto collegati, ma è il tasto segui. È vero che anche se
ha in evidenza il tasto segui e non il tasto collegati, è possibile comunque che le persone ti chiedano il collegamento, ma ricordati sempre che la maggioranza delle persone sono pigre oppure non conoscono questa funzionalità. Quindi in questo caso magari aspetta prima di passare al profilo del content creator. Un'altra possibilità che è data ai content creator è quello di avere accesso diretto alle newsletter, ovvero la possibilità, così come succede nell'email marketing, di avere una propria email con un argomento e un proprio formato da inviare a tutti i sottoscrittori all'interno della piattaforma stessa. Questo strumento diventa molto interessante se non si ha a disposizione un sito o una piattaforma di email marketing, perché puoi andare a sfruttare direttamente la piattaforma di LinkedIn. La newsletter è un ottimo strumento che ti permette di rimanere in contatto con le persone che ti seguono, ma soprattutto ti permette di continuare a ribadire il tuo status di esperto in quel determinato argomento. Novità anche per quanto riguarda le pagine e non solo i profili personali. Anche la pagina aziendale ha la possibilità di inviare una newsletter. Siamo sulla pagina aziendale, andiamo a vedere come poter inserire una newsletter. Basta scorrere verso il basso qui sulla colonna di destra e andare a cliccare su più per quanto riguarda la newsletter. Si apre una nuova schermata e a questo punto bisognerà andare ad inserire e a completare tutte le voci corrispondenti. Il titolo della newsletter, io do il nome che do anche alla mia newsletter, newsletter quanto basta, quindi poi andiamo a selezionare ogni quanto tempo, quindi la frequenza con cui vogliamo inviare questa newsletter, io do bisettimanale e poi vado a mettere una descrizione qui in questa newsletter, eccetera eccetera. Quindi una volta completato tutto questo si può aggiungere un logo, ad esempio il logo aziendale, oppure andare con Canva a creare un'immagine specifica proprio per la newsletter. Dopo si troveranno questi flag già inseriti, ma che possono essere facilmente tolti andando a cliccarci sopra con il mouse, dove si ha la possibilità di inviare tutte le connessioni, cioè le persone che sono già collegate o follower, a sottoscrivere la newsletter e poi anche sottoscrivere l'autore, in questo caso io, alla newsletter stessa. Una volta completato il tutto basterà cliccare su Done, fatto, e la newsletter è stata creata. Ulteriore novità sempre all'interno delle pagine è quella della verifica dei dipendenti. Fino a poco tempo fa qualsiasi persona poteva dichiarare di appartenere a un determinato brand e quindi di essere collegato anche alla pagina. D'ora in poi è invece necessaria una verifica del proprietario, dell'amministratore della pagina, per poter affermare di essere collegati in qualche modo a quella pagina. Sono arrivate le nuove grafiche per dichiarare al mondo intero, ovviamente sempre di LinkedIn, che hai avuto una nuova posizione lavorativa. I cambi di posizione lavorativa o di ruolo all'interno di LinkedIn sono un avvenimento da non trascurare, questo perché suscitano sempre parecchia attenzione da parte dell'audience. Quindi possiamo sfruttarli per instaurare una nuova conversazione quando le persone ci faranno le congratulazioni o anche per riprendere i contatti con qualcuno che magari era diventato un po' freddo nel corso del tempo. Vediamo come poter utilizzare questo strumento nuovo grafico. Basterà andare a digitare un nuovo post, cliccare sul post stesso e andare qua in basso. Cliccare su questa icona, scorrere verso il basso fino a trovare nuova posizione. Si apre questa schermata dove sarà possibile o aggiungere una fotografia andandola a selezionare da quelle del computer, e in questo caso potrebbe essere una fotografia fatta nella nuova posizione lavorativa, nel nuovo posto proprio fisicamente di lavoro, oppure magari con i nuovi colleghi, o invece scorrere verso il basso e andare a scegliere una delle grafiche che vengono suggerite da LinkedIn. Io vado a scegliere questa, poi clicco su Next
e a questo punto mi basterà personalizzare con l'hashtag che viene suggerito o con un mio hashtag a seconda della strategia che ho deciso di intraprendere su LinkedIn e poi, come al solito, andare a personalizzare anche il resto, andando a spiegare qual è la nuova funzione, qual è la nuova posizione lavorativa e quale sarà il nuovo lavoro che si andrà a fare. In questo caso potremmo attirare una audience differente, più in target con quello che è in linea con il nuovo ruolo. Il video di oggi è stato sicuramente un pochino lungo, ma c'erano tantissime cose che volevo dirti e che volevo mostrarti. Quindi, se sei arrivato fino in fondo, facciamo così, scrivimi tazza di caffè e capirò che sei arrivato fino qui. Fammi sapere quale di queste novità ti piace di più e anche per quale motivo. Ti aspetto qui sotto nei commenti. Altrimenti ci vediamo la prossima settimana. A presto!